speciale di San Valentino del nostro Late Show with Todd Conti al W. Questa sera abbiamo come conduttore musicale, come co-conduttore musicale, Mr. Edoardo Cohen. Come stai, Edoardo? Grazie, sei contento di passare il San Valentino con Hot Corn? Certo, ma il San Valentino non finirà con Hot Corn, poi ci sarà una cena, ci sarà tutta una cosa. Sì, ma sono molto contento. Senti, dopo ti chiederò anche qual è la tua commedia romantica preferita, perché tra tutti gli ospiti che verranno qui, oltre a cantare, a parlare dei loro progetti, ci faremo dire qual è il film romantico che amano di più, oppure che odiano, perché San Valentino si può odiare tranquillamente. Un po' come il Thanksgiving in Friends, no? Esatto. C'è sempre un Chandler Bing di qualunque festività. Esatto, che quest'anno, poverino, Chandler Bing diverso. Allora, apriamo con una canzone, Edoardo Cohen, cosa ci fai sentire? La canzone pezzo si chiama You Know, l'ho scritto insieme a Gianluigi Galvani. È tuo e un giorno lo registrerai anche in studio, certo, possiamo dirlo? Un giorno in cui mi darò una mossa, magari, spero presto. Esatto, allora diamo ufficialmente il via con Edoardo Cohen. Thinking about changing my name. You can call me by yours anyway. And that was an old word, but it's true. I've been thinking about getting a tattoo. Dragonflies that ride with you. It belongs to a man who shoot the moon. Of these all bright days, all the hidden ones have pulled away, and it's such a reverie for me to say. Raccoglieremo le firme e ti costringeremo, veniamo a svegliarti la mattina sotto casa. Ora, chi sono gli ospiti? Allora, gli ospiti sono tanti e vari. Allora, abbiamo smaltito la sbornia di Sanremo e domenica sera abbiamo visto sempre sulla Rai una cosa molto bella che ci è piaciuta molto, di un amico, tra l'altro Alessandro Angelini, che avevamo invitato ma non è potuto venire, che è Califano, il biopic su Franco Califano, con Leo Gassman che faceva Franco Califano, e attorno a Leo Gassman ci sono tantissimi bravi attori, e qui questa sera ve ne raccontiamo qualcuno. Il primo è colui che fa Edoardo Vianello. Ah. Prego, Jacopo, benvenuto. Come stai, Jacopo? Alza il sedile perché secondo me è basso per te. È giusto? Giusto, sì. Grazie per l'invito, innanzitutto. È bene, bene, sto bene. Allora, innanzitutto, Jacopo fa Edoardo Vianello, c'è una parte anche chiave. Edoardo Vianello fa Jacopo, perché ci assomiglia tanto. Esatto, esatto. C'è una parte chiave, poi Califano conosce Vianello. Io, prima di chiederti com'è andata sul set, volevo sapere, poi, perché tu hai provato a contattare Edoardo Vianello, prima non lo hai sentito, ma dopo sì.
Sì, il maestro per via di molti impegni, diciamo, non era reperibile prima delle riprese perché... Volevo anche un signore di una certa età, diciamo. Sì, volevo contattarlo innanzitutto anche per rispetto, una forma di rispetto per lui, per avvertirlo che la sua immagine stava per essere riprodotta da qualcun altro. Quindi, essendomi tolto questo peso anche per me... Perché poi comunque, cioè, per un attore interpretare un personaggio di finzione, dici, vabbè, tanto... Però quando tu vai a interpretare un personaggio realmente esistito in vita, diventa un po' più... sentire un po' di pressione, o no? Sì. Cioè comunque non solo Edoardo Viana, i suoi parenti... Diciamo, la cosa che mi terrorizzava di più era fare la macchietta di Vianello, e quindi... Il rischio è sempre dietro l'angolo. La pressione del fatto che lui era ancora in vita, che sapevo l'avrebbe visto, sicuramente, mi ha messo un po' di quel pepe di ok, rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di fare un lavoro più fedele possibile e di rendere giustizia all'artista che è stato e alla musica che lui ha prodotto. E devo dire che ha visto il film e subito dopo averlo visto, il giorno dopo lunedì, mi ha commentato un post su Instagram. Ecco, cosa ha commentato? Dice? Non me lo ricordo perfettamente, ma era tipo mi hai fatto ritornare giovane in una veste migliore della realtà. Da molto lontano, perfetta, che sarebbe una canzone che cantiamo nel film, e felice carriera, con stima Edoardo, una cosa del genere. E quel punto lì. E lì cosa hai trovato? Penso sollievo anche? Penso che il mio lavoro era quello di rendere giustizia, e quindi ho detto ok, il mio l'ho fatto. Delle volte noi che facciamo gli artisti pensiamo che il nostro lavoro sia qualcosa di strano, di inarrivabile, ma se si rompe un lavandino, chiama un idraulico, viene e fa il lavoro, lo aggiusta, il lavoro è fatto. Il mio lavoro era fare, rendere la funzione di Edoardo Venero nella storia di Califano, e avendo fatto quello in maniera giusta, semplice, è un lavoro pragmatico il nostro, niente di strano, di trascendentale, quindi la mia funzione penso di averla svolta. Ma tu ti sei rivisto domenica? Mi sono rivisto domenica, ci siamo rivisti prima alla premiere e... Eh sì, certo, qui a Roma è stata la prima. Ero molto spaventato, lo posso confermare, però devo dire, non, niente male, rivedendo ho detto pensavo okay, peggio, pensavo no? Peggio, pensavo molto peggio. Beh, questo è bello. Grazie Jacopo Tremonti, dopo però ti vogliamo qui a cantare. Qualcosa me lo facciamo sentire. Qualcosa, va bene, dai, non diciamo nulla, ma tornerai. Grazie mille. Ritornerai, anzi, per dirla con Lauzi. Grazie mille. Beh, tu l'hai vista Califano ancora? Certo, no. L'hai vista? L'ho vista domenica sera. Beh, vabbè, adesso non spoileriamo perché ci sono altri ospiti. Esatto, c'è altri attori. Bravissimi, tutti, veramente. Tra l'altro, grande gruppo di attori, dopo ne avremo qualcuno. Adesso volevo chiamare un amico non personale, ma per parlare, Giovanni Alfieri. Così, senza sorte, dopo lo sentiremo anche suonare. Come stai, Giovanni? Sto molto bene, mi piace un sacco sempre l'effetto sorpresa, quando non te l'aspetti. Sì, perché Giovanni vedo che si rilassa, lo tipo insegna, pam! Allora mi rimetto in riga, buonasera anche a te, Edoardo. Allora, okay. Giovanni, dopo ti chiameremo e ti ascolteremo per poi tu canti anche. Però tu hai girato una cosa di cui non puoi dire nulla. Niente, infatti io qua sono venuto a raccontare altro. Altro, però sì, puoi dire che hai fatto quello. Sì, il curriculum ci sta, chi vuole quindi, può andare a leggere. Esatto, vabbè. Ha fatto M di Joe Wright, la serie tratta dal libro, e nella serie sarà anche Luca Marinelli. Non puoi raccontare nulla, noi non ti chiederemo nulla, però ti chiedo, visto che è San Valentino, qual è la tua commedia romantica, oppure qual è il film che... Ma io sembravo rilassato, in realtà... E invece stai pensando... Esatto, ero entrato in un trip in cui, diciamo... E la verità è che io forse non sono un grande fan della commedia romantica, o se ne ho viste qualcuna non saprei ricollegarla, cioè leggerla come commedia romantica. Quindi non so darti una risposta, ti rispondo però con una commedia familiare che è Parenti Serpenti, che ho rivisto da poco. Bellissima. E volendo qualche tratto rosa, perché no, leggiamocelo. Beh sì, beh, assolutamente. Forzatissimo, però non sapevo che altro dirti. Non c'hai commedie romantiche? Perché tu a San Valentino solitamente che fai a parte venire a Outcorn? Ma abbiamo risolto solito, un problema invitandoli qua. Sì, grazie. Come il Capodanno. No, la verità è che io faccio questa cosa, non fatelo ovviamente a casa, non,
riproducetela. Io mi lascio i giorni prima di San Valentino, così non ho nessuna responsabilità. Settimana dopo, tutto come se nulla fosse. Ti direi appuntamento dopo. Sì, sì. Per chiarire, da lì ci vediamo per un caffè e ricominci. Don't try this at home, come si dice in questi casi. Sì, sì. Allora, ti sentiamo dopo. Comunque, Giovanni Alfieri, e dopo ci racconti tutto di M e di Joe Reiter. No. Vabbè, grazie, arrivederci, ci vediamo dopo. Ciao. Grazie, Giovanni, grazie mille. Allora, adesso volevo chiamare qui un'altra componente di Califano, che è anche un'amica, è stata qui la volta scorsa, Valeria Bono, che ci racconta la sua Ornella Vanoni, che ci è piaciuta molto. Addirittura qualcuno ha detto, vabbè, ma adesso dopo il biopic su Califano vogliamo il biopic su Ornella Vanoni. Ma magari. Diciamolo. Però nel tuo caso invece, Jacopo ci racconta di Edoardo Vianello, nel tuo caso non sai ancora se l'ha vista. Allora, io non so se l'ha vista. E io volevo anche io incontrarla fin da subito per gli stessi motivi di Jacopo, e poi così hanno detto vabbè, aspettiamo dopo il film, vediamo che cosa ne pensa. E ieri stavo a pranzo con un'amica, apro Instagram e sono arrivati dei like del profilo official, solo i like senza seguire. Vabbè, come malessere, tipo pollicino, intanto ti ha messo cuoricino. No, ma infatti cioè, io spero, adesso ci siamo mossi con la mia ufficio stampa, Valentina, che saluto, per fare un incontro vero e proprio che spero avvenga, speriamo che vi sia piaciuto il mio omaggio. Siamo in diretta Instagram, anche su YouTube, ciao Ornella, la sera guarda le dirette. Conosciamoci. Però, una cosa. Però scusa, che Edoardo diceva che in effetti vedendo... Uno la vedrebbe volentieri in un buy-off, una serie, qualcosa, una puntata. Beh, lei ha avuto una vita pazzesca. Io per preparare. La storia della mala penso che ci sia una serie già fatta. Sì, ma poi lei ha avuto una vita veramente molto interessante, che ho avuto il piacere di leggere nella sua autobiografia, perché lei ha scritto a un certo punto, insieme a un altro autore, di cui non ricordo il nome, questa sua autobiografia dove racconta tutta la sua vita, quindi immagino che si sia seduta con questo altro autore e si sia fatta raccontare tutti gli aneddoti. Ed è stato molto utile per capire lei che persona fosse, e appunto il filo conduttore un po' di tutto questo libro sono stati i suoi grandi amori, che lei ha avuto questi amori molto noti, da Strellera, Gino Paoli. Che comunque sono stati, cioè, veramente sembrano un film, già solo sentire queste storie. La sceneggiatura è già pronta. Tu saresti pronta? Io certo, cioè nel senso non so se sarei pronta attorialmente, perché per fare una cosa del genere, per fare un ritratto di un gigante tale, uno devi studiare, devi fare tutto uno studio, però sicuramente sarebbe bellissimo, anche perché io mi sono proprio tanto affezionata, cioè già prima la adoravo come artista, poi con questo ruolo cioè, sento proprio di volerle bene, come quasi come una fata madrina, però cioè, infatti me la immagino tipo lei di adesso con una bacchetta magica che mi dice non fare quello, non fare quello. E vedi già. Chi non la vorrebbe Ornella Vanoni come fata madrina? Scusate, alzi la mano. È già pronta. Senti, adesso dopo sentiamo Tiziano Scirea invece che ci fa sentire qualcosa, poi ci farei sentire qualcosa. Certo, tu. Certo. Ultima domanda, ti sei tenuta qualche vestito del set? Perché c'erano dei completi... Allora, c'erano dei completi, ma i maschi avevano dei completi. Maschi, sì, cioè. No, io non mi sono tenuta niente perché sono molto piemontese, non mi oso chiedere, ma posso tenere? Giusto. Così. Cioè, se me lo regalano lo prendo volentieri, ma se cioè, non mi, questa espressione è tra l'altro molto piemontese, non mi oso. E quindi niente, non e mi sono usata. E quindi hai lasciato là tutto? Ho lasciato là tutto, però vabbè. Per il biopic di Ornella spero che di mettere magari degli abiti veri di Ornella. Qui apre un altro fronte, l'armadio di Ornella, sarebbe un'altra serie. Che tra Netflix, l'altro lei è una grande appassionata di moda, sì, amicissima di Gianni Versace, che diceva... Hai già fatto due serie praticamente, due serie e un film, perfetto. Bellissimo, basta. Siamo pronti, produttori all'ascolto. Esatto, sceneggiatori, produttori, andate. Segnato. Valeria Bona, poi grazie, ci sentiamo a tutti dopo. Grazie.
Adesso invece volevo chiamare Tiziano Scirè, che è in Califano, però questa volta a suonare, dopo parliamo. Va bene, suoni solo. Di Tiziano Scirè. Tiziano Scirè, che in arte mi chiamo però Scire. Scire, siamo adesso a Sanremo così però. Scire canta Home. Intenzione di fare qualcosa? C'è un po' di brano. Scusate, stasera è stata veramente un'esibizione pessima. No, c'è un po' di audio sballato, però. Adesso ovviamente c'è un. Ma sei come Edoardo Cohen che devi prenotare lo studio, ma dopo. Siamo sulla stessa linea, ma noi possiamo anche scrivere insieme, però non pubblicare mai niente. Così poi diventa leggenda direttamente. No, adesso vediamo di farsi qualcosa. Allora, grazie mille, Scire, Tiziano Scire, poi ci vediamo dopo. Votate. Edoardo, torna al tuo posto. Tanto io adesso volevo chiamare anche qualcuno della redazione di Hotcore, in questo caso Livia Tripiciano, perché dietro di me c'è una redazione meravigliosa che lavora
studia e si informa. Ciao Olivia. Che bello passare San Valentino con Occorno, no? Bellissimo. Senti, con te volevo parlare di commedie romantiche. Qual è la tua commedia romantica preferita? Si sente. Sì, sì. C'è la, tu odi o ami San Valentino? No, io... O indifferente? No, mi è indifferente, però amo le commedie romantiche. Ah, no, le romantiche scritte bene sono una forma d'arte, secondo me. Tra quelle che preferisco, ti direi Harry ti presento Sally. Ah, vabbè, classicone, sì, bello, sì. Bello. Perché Harry ti presento Sally? Ma intanto perché penso sia un film divertentissimo, e con due interpreti eccezionali, Meg Ryan è bellissima. Meg Ryan allora era l'apice, proprio vero. E, grande Billy Crystal che faceva grande Billy Crystal, c'è pure Carrie Fisher. Eh sì, Bruno Carrie Fisher, Bruno Kirby che faceva l'amico. Sì, sì. E poi perché secondo me è comunque un po' un film generazionale, mi piace tantissimo l'ambientazione, questa New York incredibile, sì, Manhattan autunno, e poi perché parla di un tema che insomma è molto rinomato, è quello dell'amicizia tra uomo e donna. Esatto, che poi diventa amore. Sì, esatto. C'è pure la colonna sonora di Harry Connick Jr., insomma. Edoardo Cohen, a te piace? Ti presento Sally? Ma io l'ho visto, oh ciao, ho io l'ho visto in TV, sai, su Italia 1, non è che... Ma c'è tipo, capito, settantenne è arrivato, l'ho visto... Televisione! L'ho visto quando è uscito. Sì, ma io non sono in realtà un grandissimo... Ma ti è piaciuto? Sì, ma chiaro. Però non sei impatito di commedie romantiche? No, ma in realtà magari l'ho viste pure, ma non me le ricordo, non mi rimangono impressi. La mia è, per esempio, Notting Hill. Anche vabbè, hai detto niente. L'ho vista un sacco bella di bella scelta. Sì, bella, quella è tanta roba. Però me ne devo recuperare tante. Tantissimi, tipo Matthew McConaughey, Jennifer Lawrence, ogni tanto mi escono, no? Questi Matthew McConaughey, che non so quante rom-com sì, ne ha fatte tantissime. Come farsi lasciare 10 giorni. Esatto, prima di cambiare, è vero. E, però è un genere che fa sempre bene al cuore, almeno. Sì, è vero, soprattutto si va a dormire... Io ce n'ho una che però non so neanche se... Dilla. Vada di fin da rom-com, perché è un po'... Colazione da Tiffany, che però... Insomma... Ah, vabbè. Lì siamo però sul livello sopra, dire lì siamo proprio, però Colazione da Tiffany è perfetta, è anche lì una coppia che non deve essere una coppia, non vuole essere una coppia, alla fine invece è un po' simile, no? Come cioè una coppia che cerca di non essere una coppia, alla fine invece diventa una coppia. Ivo Trepicciano, quanto è bello stare in Outcorn? Bellissimo. Non puoi dire altro, quindi perfetto. Tra l'altro, una cosa al volo. Mi hai fatto pensare a Cavalli e Segugi. Sì, io non certo. Te l'ho mai detto, ma le prime volte che mi mandavi a fare le interviste così, io uguale. Dicevi, sono qui per... Magari non vedevo i film e dicevo, perché avete, non avete pensato di mettere dei cavalli e dei Segugi e inventato nello spazio? Ecco, di questo magari ne parliamo dopo, Ivo Trepicciano, ma è un'altra storia. Grazie mille, Ivo Trepicciano, grazie. Allora, io invece voglio parlare con un'altra attrice che è in Califano. Questa è la serata un po' in cui vogliamo celebrare Califano, perché ci sono tanti amici attori, perché ci è piaciuta tanto, perché le cose italiane, caro Edoardo Cohen, vanno raccontate e celebrate. Noi te continuiamo a raccontare solo inglese, americani, di sopra gli americani, gli inglesi, francesi, tedeschi no, perché c'è spagnoli meno, però noi siamo un po' esterofili, no? Io e te sì. Ah, ma beh, penso io... un po' tutti qua, dove fanno occhiolini e così. Ah sì? Ma sì, però io devo dire un po' di anni, fanno, cioè devo dire che noi abbiamo tante eccellenze italiane che noi non ci raccontiamo però. È vero. Tendiamo sempre a fare i feudi, per cui no, quello là, ma quello amico di quello, quindi sì, bravo, però insomma non è che ha fatto, no? Ci sarebbe tanto di cui parlare su questo, no? E non è il momento per farlo, secondo me no. Però è interessante come cosa che perché sono arrivato, abbiamo sicuramente delle storie incredibili, degli interpreti incredibili, cioè cinema, teatro, musica, letteratura, cioè siamo un paese pazzesco. Allora raccontiamoci un po'. Io per esempio l'altra sera vedendo Califano ho visto l'attrice che faceva Rita, la prima moglie di Califano, ho detto ma chi è quella veramente? Ma proprio brava, c'è una bella faccia, e era Celeste Savino. Vedi, a volte uno si fa delle domande. No, era mia madre in realtà. No, è sbagliato. E invece era, ha detto, ma chi è? Era, ma bella, bello. E poi era un ruolo anche non facile, insomma, perché poi è il primo amore, dopo quello con cui fa la figlia Silvia, giusto? Sì. Che poi però
ho visto la scena quella della telefonata quando tutti sulla cornetta lui rientra, che è già l'amore che finì a proposito di San Valentino. Devo dire che allora io ho grattato il fondo dell'internet, come si suol dire, per andare a trovare notizie su Rita Di Tommaso. Ho scritto Rita Di Tommaso, moglie di Caritano. Ah, proprio tipo... fino alla decima pagina di Google, non so come dire, però gli articoli erano identici. È stata la prima moglie di Califano, sono stati un anno insieme, si sono sposati molto giovani, dal quale matrimonio hanno avuto la figlia. Ah, che ho fatto, ok, perfetto, che devo fare? Ah, lavorare di immaginazione, questo è il nostro mestiere, in teoria. Quindi ho lavorato un po' di immaginazione, poi comunque c'è stata una figura fondamentale sul set, che è stata quella di Antonello Mazzeo, che è stato uno storico collaboratore e amico di Franco Califano. Questa cosa... tra l'altro sono andata da Antonello e ho fatto: Antonello, dato che quindi tu l'hai conosciuto, sarei stato al matrimonio sulla spalla così, sì, erano io completamente ubriachi, che ne so, così, no, non è vero, però sul set eravamo lì e ho detto: guarda, ma mi sai dire qualcosa in più, visto che tu hai vissuto Franco proprio in quegli anni prima che raggiungesse l'apice del successo? Ha detto: non me la ricordo, Rita. Bene, tu hai detto: cominciamo. Vabbè, bene, perfetto, alla grande, ti ringrazio per il contributo, però insomma, le scene che avevo poi alla fine erano delle scene d'amore, delle scene di profonda relazione che, secondo me, come ho già detto altre volte, è stata una relazione che si è creata sin dal primo momento del provino con Leo. Quindi era un materiale umano su cui lavorare. Per cui è stato semplice, ho detto: com'è una storia d'amore? Cioè, una storia d'amore alla fine è vero, ci sono dinamiche diverse da coppia a coppia, però sono quelli i sentimenti alla fine, quindi... lavorare quanto più possibile sulla complicità con l'altro attore, parlarne, cioè alla fine è venuto tutto un po' lì sul set. E prima tu menzionavi la scena della telefonata, no? Del delirio più totale. Ci abbiamo messo tipo 5 ore a girare quella scena. Vabbè. Ed è stata una delle scene più difficili che abbia mai girato nella mia breve carriera, chiaramente. Però è stata una scena molto intensa, perché a un certo punto mi hanno detto: bene, Celeste, avrai una neonata di 2 mesi tra le tue braccia. Ho fatto: come, scusa? E ho fatto: perfetto. Quindi mi hanno dato questa bambina che sorrideva all'inizio, arrivata sul set, ed era lì tra le braccia della sua mamma. E dicevo: che bella responsabilità! E quindi a un certo punto mi hanno dato questa bambina che sorrideva, e il regista ha detto: no, non va bene, deve piangere. Ah, la mamma ha iniziato a farla piangere, una delle attrici più brave che abbia mai conosciuto nella mia vita, la bambina. Sì, ha pianto per tutto il tempo, impedendomi di ascoltare le battute di Leo, e quindi io ero isterica, avevo 1000 occupazioni, badare la bambina. Sembrava isterica veramente. Eh beh sì, diciamo, poi anche un po' la mia matrice, ecco, quella, quindi voglio dire, non è che... ci ho lavorato più di tanto, quindi è stato a tirar fuori tutte le idiosincrasie che mi appartengono. E quindi insomma è stata una bellissima esperienza, abbiamo lavorato benissimo sul set, è stato un set stupendo, perché poi ho conosciuto questi 4 scappati di casa qui, e quindi è stato molto bello. E ancora vi rivedete, vi ritrovate. Certo, ci sopportiamo. Sì, tra l'altro quella scena della telefonata, diciamolo per chi non l'ha vista, con Leo Gasman, è tutta fatta di tempi, perché lui esce, poi rientra, tu vai al telefono, metti giù, tiri su, quindi è un attimo. Insomma. È il momento di crisi proprio della coppia, l'apice proprio della crisi. La scena invece, quella della spiaggia, è bellissima, l'ho trovato molto bella. Anche l'idea di Angelini di riprenderla così, senza troppe parole, no? Poi la vostra corsa, tante cose belle. I riferimenti, mi ricordo che c'era scritto in sceneggiatura che il riferimento, soprattutto per la scena degli incontri, i primi incontri, era proprio... come in una fotografia di Luigi Ghirri, quindi questa era... Ah, proprio sì, Luigi. Sì, proprio preciso, effettivamente un po' richiama allo stile di Ghirri. Bellissimo. Senti, la figlia Silvia invece non l'hai conosciuta, né... No, sarebbe la bambina di 2 mesi. Sì, diciamo che credo che non sia stata, e forse non abbia voluto essere coinvolta. Beh, giustamente, tanto. Poi quando si va a toccare la vita vera è un'altra cosa, insomma. Sì. Senti, c'hai qualcosa nel cassetto? Qualcosa che puoi raccontare? No, in che senso? No. Ah, di qualcosa che... Ah, sì. Prima. No. Vado dalla terapista? Vabbè, questo è un trauma, insomma, pensiamo la maggior parte di noi. Bene. Insomma, progetti, diciamo, uscirà poi una serie che è la seconda stagione di Studio Battaglia su Rai 1. Certo. Nella quale sono una giovane avvocatessa, per bene. Ecco, questo è un tratto che non mi appartiene, quindi ci ho lavorato. Essere per una persona per bene. Bene.
E quindi insomma penso che uscirà tra marzo e aprile, questo è il mio prossimo progetto, poi si vedrà. Si vedrà. Allora, prima di lasciarti andare, qual è la tua commedia romantica invece? Ne parlavo prima con Valeria, è The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, perché ha una nota forse un po' tragica, però io sono fatta così, cioè mi piace un po' l'amore e un po' la tragedia. Per cui poi è un film interpretato da due grandissimi attori e con un regista che io adoro, che è Milos Forman. E tra l'altro c'era Mark Ruffalo pure. C'era Mark Ruffalo, certo, che ci prova con Kristen Dunst, che fa parte dello studio. E c'era pure Elijah Wood, che faceva Sì, certo, l'amico, certo. Un grandissimo film. Sì. E poi c'era Beck che cantava invece la canzone. Sì, sì. Everybody's gonna learn. Esatto, something. Grande canzone. La prossima volta Edoardo Cohen dobbiamo farla. Vabbè, sì. Va bene? Tutte canzoni di cinema. Esatto. Facciamo un'altra puntata. Allora, adesso che conosciamo Celeste Savino, la seguiremo da vicino. Va grazie. Bene? Ho fatto anche la rima, vedi? Grazie, Celeste Savino. Grazie. Allora, adesso Edoardo Cohen ha preparato appositamente un interludio, che vabbè è limitante dire interludio, però è un pezzo di una colonna sonora premio Oscar, dei Segreti di Brokeback Mountain, firmata dal compositore argentino Gustavo Santaolalla, che aveva vinto, che Andrea Morandi ha intervistato. Che Andrea Morandi ha intervistato, grande Gustavo, eravamo io, Gustavo, sì, no, però l'ho intervistato, grandissimo. Tanto adesso lui sta in Argentina, si è fatti i suoi, c'ha i due Oscar sul comodino, perché il primo era per Babel e poi questo per il Segreti di Brokeback Mountain. Edoardo Cohen si cimenterà nel tema. Si chiama Segreto della Montagna, l'originale, che lui fa in studio, perché è diversa, perché ci sono, c'è una canzone che si chiama The Wings, che è quella con la voce. E questa invece è lo strumentale, della montagna, esatto. Edoardo Cohen. Edoardo Cohen e Gustavo Santaolalla. Simone,
grande film, grande film. Romantico ma non comico. Sì, ecco, anche quello però potrebbe essere... Tragedia romantica. Sì, tragedia romantica, bellissima. Allora, adesso continuiamo con un altro po' di musica, perché dobbiamo sentire Edoardo Vianello nella versione Edoardo Vianello. Vediamo come canta su Edoardo Vianello. Noi facciamo il coro. Voi fate il coro, va bene, perfetto. Allora, Edoardo Vianello, Jacopo Grandinetti, Edoardo Vianello. Cosa canti? Canti quello che... Il capello. Il capello, che domani. Il capello, sta guardando il capello. Allora, dobbiamo vai. Staccare la chitarra qua. Stacca la chitarra, mettetevi in postazione. Vai, allora io vi lascio il microfono. Tiziano Scira è già sedato, non partecipa. C'è qua, da qua. Tiziano si è già sedato. Come no, tutti. Dai, ti prego. Dai. Ma anche il pubblico. Cioè, sì. Esatto, chi la sa vai. Può... Volete il microfono, Tiziano? Si può sedere qua, Tiziano? Allora. Come chiede, The Califano Gang. Esatto, la Califano Gang. Il capello. C'è proprio malinconico, diciamo, capello da camici malinconico. Mi aiuto a togliermi la giacca, mi scocco, bacio sulla bocca. Io la stringevo fremendo sul mio cuore, quando ad un tratto mi disse il traditore che finì mondo per un capello biondo che stava su un gilet. Sarà volato, ma come strano mi fa. Come pianista, frequento il conservatorio e muori come chitarrista, no. E muoio come attore, spero. Nasco come pianista, faccio il conservatorio per 6 anni. A un certo punto capisco che Rachmaninoff, Beethoven e Bach non ti fanno rimorchiare così tanto, e quindi viro sulla chitarra e iniziamo questo gruppo pop rock, cover dei Blink, Green Day, sai, le sì, basi sì. E capisci che anche quello non ti va, quindi viri sulla recitazione. Bravissimo. E poi abbiamo iniziato a muovere i primi passi con la recitazione, sai, la gavetta, vari provini. Finisco a Firenze ad Oltrarno, alla scuola di quella direzione di Favino. Si torna a Roma e è tutto qui. Ed eccoci qua ad Outcore. Beh, un bel viaggio finora. Sì, 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 sì. Non posso niente. Allora, grazie mille, ci vediamo grazie dopo e continuiamo col nostro viaggio. Questa volta voglio chiamare un altro pezzo di Outcore a Dario Canceni, che l'altro giorno abbiamo mandato a intervistare... Prego, prego, mister. Bra. Abbiamo mandato a intervistare il cast di un film che esce proprio oggi. Sì. Anzi, no, in realtà due cast, due film che escono oggi. Sì. Perché intervistato Saverio Costanzo per Finalmente l'Alba e Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Sergio Castellitto per Romeo e Giulietta, cioè è nel senso che è essere, verbo essere. Sì, sì, sì. E cosa hai scoperto? La tua vita è cambiata? No, però sai, partivo con delle aspettative basse, invece in realtà... Vabbè, bene, saranno contenti di saperlo. No, nel senso che
Io penso che, ma lo dico oggettivamente, lo dicono gli stessi registi, gli stessi autori, la commedia italiana romantica sta attraversando un momento forse un po' difficile. E c'è nulla di male, lo dico, numeri, cioè. Quindi sai, partendo, guardando un po' il box office, quello che si sente, le aspettative erano basse, ma no, invece in realtà è un film molto piacevole, il cast è molto bello, c'è Pilar Fogliatti, c'è Sergio Castellitto, c'è Maurizio Lombardi. C'è il nostro grande amico Maurizio Lombardi. Che dicevamo prima, sta, insomma, fa che stasera sta da qualche parte, abbiamo invitato ma non poteva venire. E poi ci sono delle, secondo me c'è una sceneggiatura solida, c'è quel, c'era una frase che mi è piaciuta molto che ti ho detto quando eravamo in macchina. A un certo punto Pilar gli dice alla, al suo ragazzo, me ne vado da Roma, Roma ti fa sentire inadeguata. E qui sei finito dentro Enea di Pietro Castellitto. E dietro anche Sorrentino con Carlo Verdone che nella Grande Bellezza gli dice io me ne vado, Roma mi ha molto deluso. Quindi ritorna questa Roma che tradisce ma di cui non puoi fare a meno. E in questo scenario in cui questa difficoltà, nel perché Romeo e Giulietta è la storia fondamentalmente poi di questa... bisteatrale che deve rappresentare ovviamente certo, Sergio Castellitto è il regista, Maurizio Lombardi è il compagno, però la tematica di base di questa attrice Pilar Fogliatti che non viene presa per un certo tipo di pregiudizio senza fare spoiler e quindi Roma in un certo senso c'entra pure comunque con le sue brutture, le sue comunque cose Roma, eccezionali, e Roma è anche il centro e finalmente l'alto insieme di Sergio Costanzo. Altro film molto bello, sono molto curioso anche in questo caso di capire, di sapere come va, perché c'è stato fatto un grande, grande promozione, grande investimento, cast sì, pazzesco, Venezia, San Valentino, insomma, e quindi, però cioè, in chiusura penso sia un anno importante per il cinema italiano, ci abbiamo adesso Garrone e gli Oscar, ci abbiamo Paolo Cortellesi con record a 36 milioni di euro, sta che quindi insomma fatto bene a tutti. La commedia romantica forse non va benissimo, però il cinema italiano in generale sì. Cioè, senza bene, dobbiamo raccontarlo. E noi di Otcorn ci proviamo quotidianamente. Lo raccontiamo, cioè, che poi non ci venga a dire, ma voi di Otcorn. No. Cioè, 24 ore su 24, noi sì, ci proviamo. Esatto, anche 12 su 24, però ci proviamo. Grazie a voi. Grazie. Questo Giovanni Alfieri ci fa sentire qualcosa o è venuto solo a fare lo spettatore? Ci fa sentire qualcosa? Perché Giovanni Alfieri è anche, oltre a essere attore di M, di Giovanni, di altre cose, Lora e cose che non può dire, è un cantore di folklore siciliano. Possiamo dirlo questo? Posso dire folklore? Ma più che folklore è tradizione. Ma vuoi andare in fondo alla sala anche o... ecco, Giovanni Alfieri. Più che folklore... No, perché il folklore è una brutta bestia degli anni 80 del Novecento italiano che hanno riciclato la canzone popolare, tradizionale in generale, no? Al di là del fatto che poi io rappresento la Sicilia perché è la mia terra. Gli anni 80 del Novecento hanno riciclato l'operetta di fine del 1800 rendendo, banalizzando alle volte quello che invece c'è dietro tutta una tradizione di musica popolare, dai canti di lavoro ai canti di protesta ai canti d'amore. E stasera voglio farvi ascoltare un brano a cui tengo particolarmente, perché lo cantava, grazie Edoardo, sì, perché lo cantava... Ha toccato le corde giuste. Lo cantava il fratello di mio nonno, che era un cantastorie. Quindi ce l'hai nel DNA. E quindi lui dice che questa canzone l'ha scritta lui, mi piace pensare che sia vero. Ed è la storia di una ragazza di seconda generazione, di secondo genito si può dire, si dice? Di secondo genito. Ci piace. Vabbè, un secondo genito, insomma, che viene costretta... Cioè, la ragazza di secondo genito, cioè il secondo genito... Lei è un secondo genito. Lei è un secondo genito. E viene costretta a farsi... Quando la capisco poi ti chiamo, beh. Insomma, lei è della famiglia, ci sarà stato un primogenito, lei è il secondo lei, genito. Ah, è la seconda genita. La seconda genita. Lei è la questo seconda. Questo è la seconda genita. La secondo genita, grazie. No, genita. Genita. E sto allora entrando nel personaggio del cantore che parla in dialetto, non parla in scivolando nel personaggio. Sì. E viene costretta a farsi monaca, quando lei invece è innamorata di un ragazzo. E la canzone racconta questa storia. Perfetta per San Valentino. È per questo che dico. Il finale della canzone è happy end o...
No. Vabbè, purtroppo no. Però posso dire due cose che sabato sera... Ah, bravo. Voglio dire queste cose. Tu mi chiedevi progetti futuri. Sabato sera sarò al Teatro Edoardo De Filippo per Superficie Live con un estratto di un mio monologo, di uno spettacolo che sto girando per ora. E mentre domenica farò il concerto e questa sera l'estratto è questa canzone. È un concerto di tutta una raccolta di musica tradizionale popolare. Giovanni Alfieri. Grazie Andrea. Grazie Giovanni. Vabbè, l'introduzione l'ho fatta, quindi adesso è casuale. Sì. La canzone si chiama Abbadia, che vuol dire abbastanza italiano, abbadia, una badia, abbadia italiano. Facile. È facile. Piccina che non capiva, mi porta errore in abbadia. Fegozzi e mostazzola manca di nero e mariola. O fegozzi e mostazzola manca di nero e mariola. E mio mi sono loso in acco, manca giarro senza lucchiacco, 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 lucchiacco. Come farò lo zio tuo e la tonica no? Ahimè, come farò, Monica pazza, mi uscirò. E mi miso uno santo velo, a mia mi parsa di puro cielo, 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 cielo. Ahimè, come farò lo zio tu vuoi la tua orica no? Ahimè, come farò Monica pazza che uscirò? Minacchiano uno campanaro, vitti l'amanti di lontano, 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 di vicino non ci potti barrare, botta risano ci avvisa a picchiare, di vicino non ci potti barrare, botta risano ci avvisa a picchiare. Ahimè, come farò lo zio tu vuoi la tua orica no? Ahimè, come farò Monica pazza io uscirò. Se venissi una botta di dietro, se già sabbadia è tutto con vento, con vento, con vento, con vento. Se durassi un quarto d'ora, se già sabbadia è la magia pre ora. Se durassi un quarto d'ora, se già sabbadia è la magia pre ora. Ahimè, come farò lo zio tu vuoi e la tonica no? Ahimè, come farò Monica pazza mi uscirò. Giovanni Alfieri, che bella che era Giovanni, bella, bellissima. Grazie, grazie a tutti. Grande Giovanni Alfieri. Abbiamo il prossimo trio, facciamo Alfieri, Dragonetti, Cohen e Shire, va bene? Anzi. Cosa esce fuori? Esatto, possiamo provare un giorno. Gangster movie, forse ci viene da cantare New York. Anche, anche sarebbe un'idea. Allora, doveva arrivare Jacopo il Montinor con Ileana D'Ambra, ma non vedo... Ileana ci sei? Ileana non c'è, e quindi chiamiamo un altro siciliano, che è Francesco Parrino, un altro membro della redazione di Hotcorn. Che ci racconta invece, lui ha visto un altro film, tu hai visto Madame Web che esce stasera, che però non è piaciuto tantissimo, diciamo. Beh, la recensione che abbiamo pubblicato è abbastanza... Esatto, tranchant, insomma, però non è che possiamo...
Ma c'è da tenere conto di tante cose di questo film. Sì, è nato male, continuato peggio, poi Dakota Johnson è poco credibile. Però diciamo che si ricollega anche allo Spider-Verse. Esatto, che fa parte di tutto lo Spider-Verse. E tutto insieme agli altri. Esatto. Ma parliamo di commedie romantiche. Qual è la tua commedia romantica preferita? Stregata dalla Luna. Ah, Stregata dalla Luna, grandissima. C'era Nicolas Cage, grande film. Perché Stregata dalla Luna? Perché regia di Norman Jewison, grandissimo regista. Da poco, tra esatto. Bello, il personaggio di Nicolas Cage è romantico, non è disperato. So che tu ti ricordi la scena di lui quando racconta il modo in cui si è tranciato le mani. No, mi ricordo. Praticamente il suo fratello, che è Danny Aiello. Certo, c'era Danny Aiello pure. Il giorno di quello che erano, diciamo, le sue nozze, si presenta e lui, diciamo, si distrae, come può capitare a volte, e praticamente gli tagliano diretto di vita, perché lui praticamente è un panettiere, stava facendo il pane sì. Senti Francesco, ti coinvolgo, visto che tra poco ci sono gli Oscar, ci sono state polemiche, varie cose, ma la vera domanda è, ce la fa o non ce la fa? Chi? O dico, ce la fa o non ce la fa? C'ha Perfect Days contro. No, non si dice. C'ha la zona. Infatti io non ho la zona di interesse contro. C'ha pure quello di Bayona, di Netflix, la Società della Niele. Senti che. Io. Com'è? La Società della Niele. Della Niele. Io non saprei, nel senso, secondo me la zona di interesse è... Tu l'hai visto, l'hai visto a Roma, un film bellissimo. Un film meraviglioso. Riesce a raccontare l'orrore senza mai mostrartelo. E ti racconta fondamentalmente di queste persone che, cioè, loro così, cioè, vivono secondo quest'idea, perché sono fondamentalmente nazisti, però dal loro punto di vista tutto quello che fanno è la normalità, perché fa parte appunto dell'ideologia. Esatto. Quindi ce la fa o non ce la fa? Mi auguro di sì, però. Ma se dovessi scommettere 10 euro con Cangemi. Sulla zona di interesse. Anch'io temo che la zona di interesse vinca. Cangemi dice di no, vedremo. Francesco Parrino, grazie Francesco. Questa Valeria Bono canta o non canta? È venuta a guardare. Allora, Valeria Bono che canta, cosa canti? Canto insieme al maestro Tiziano Scire, ha detto Scire, esatto. Però in questo caso è Tiziano Scire. In veste di Tiziano Scire. A proposito sempre di amore, canzoni d'amore, cantiamo La musica è finita, che è una canzone di Franco Califano, scritta per Ornella Vanoni per il Sanremo del 67, e che è la canzone che io canto nel film. E ci siamo chiesti quando segni dalla regia lo sgabello, lo vuoi? Se sti sceso sgabello qua? Certo, aspetta, allora aspetta che avviciniamo, che abbiamo la regia esigente, vieni più di qua, ecco, allora, bravo, così non tocco la chitarra. Perfetto, così va bene. E dicevo che con Leo ci siamo chiesti, intanto Leo è bravo, ha fatto la diretta di Sanremo, lui dice Leo Gasco, Leo è bravissimo, bravo. Veramente, e invece lo vedi, c'è proprio la faccia, è proprio bravo, e poi ha oltre un grande talento naturale, una grandissima attitudine allo studio, al lavoro, è un grandissimo lavoratore, è un compagno di scena fantastico, perché proprio perché viene dalla musica, conosce l'improvvisazione, è con te in scena. E noi, infatti, parlando, poi come diceva Dean Martin, c'ha lo swing, si vede quando va che... Ce l'ha. C'ha lo swing? Sì. Tu ce l'hai lo swing? Ce l'ha. Tu ce l'hai lo swing? Ce l'ha, la conosco. Sì, ce l'avevo una volta. Ce l'hai una volta, l'ha perso. Adesso Jacopo ce l'ha. C'è il groove, Jacopo, vedi? Allora, vabbè, ti presento. Quindi, però, dai, ok, presento. Niente, perfetto. Allora, vado. Valeria Bono e Tiziano Scirè, La musica è finita, testo di Franco Califano, musica... Umberto Bindi. Musica Umberto Bindi? Sì. Non lo sapevo. Insomma, mi sono che stavo dicendo musica di Franco Califano. Ah, musica Umberto Bindi? Yes. Cioè, proprio Bindi Califano, proprio Bindi il Califano top. Bindi Califano Vanoni. Vabbè, auguri allora.
Ne abbiamo bisogno. Prego, grazie mille. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Accenno d'un saluto, ti dico arrivederci. Votate 06 Valeria Bono, Tiziano Scirè, grande, grande interpretazione. E chissà se questa canzone l'ha scritta Ornella dopo avergli attaccato un missile infinito a Franco su Gino Paoli che non l'amava più. Esatto, pensai che bella cosa. Sì, io ci ho pensato, me lo sono chiesto, la nostra risposta mia di Leo è stata, visto che noi abbiamo scelto amici o amanti, noi abbiamo scelto amici. Sì. Quindi ho detto, secondo me Ornella gli parlava di qualche amore. Probabilmente saranno stati anche amanti. Ma sì, cioè non lo sappiamo. Lei ha detto di no, chiaramente. Però non lo sapremo mai, secondo me. Rimarrà un mistero. Comunque, senti, ti riascoltiamo dopo con un'altra cosa. Sì, però no, sì, quel non successo. Dirci come, ma stai qui. Non ve lo dico, ma lo scoprirete. Va bene. Grazie mille. Bono e era l'iniziale. Mister, allora, dicevi che hai visto Povere Creature? Sì. E? Ecco, mi metti subito tu di l'altra tutta. Dai. Non vabbè, ti ha convinto al 100%. Di Emma Stone, ma sempre, lo so, come dire. Cioè, è splendida sempre. Va a trovare. Tra l'altro Emma Stone ha già il secondo Oscar a casa, direttamente. Sì, tante. Però c'è qualcosa, non lo so, forse mi odieranno per questo, non mi ha cambiato nulla, non so come dire, cioè vederlo non ha aggiunto niente alla mia giornata. Condivido. Attenzione, Jacopo è bellissimo, cioè è un film fatto da Dio, recitato da Dio, anche se non ho, vabbè, ma chi cacchio sono io per dire queste cose? Non mi ha fatto impazzire Mark Ruffalo. Yorgos Lanthimos guarda sempre le dirette Insta di Hotcore. Mark Ruffalo l'ho visto fare cose meravigliose. Beh, a me stavolta non Non ti è piaciuto non Mark Ruffalo? Ma, no, non lo so, lo trovo un po'... William Dafoe? Sopra... No, William Dafoe mi ha steso. William Dafoe ma chi sono io per dire se lo so? Vabbè, ho capito, è un'opinione, giusto. Pazzesco. Ma perché no, è troppo artificioso? È un po' troppo artificioso. Non so, sarà la storia, sarà il modo in cui monta. Non ho empatizzato. Bella questa. Eh? Non ho empatizzato, infatti uno dei grandi problemi del cinema contemporaneo, secondo me,
è che a volte vedi dei film perfetti, però non te ne frega fondamentalmente nulla se il protagonista muore, vive, e quindi... Cosa che per esempio con Io Capitano è stata l'esatto opposto. Quando io ho visto Io Capitano, non ho parlato per un'ora e mezzo dopo aver visto il film, ed ero con altre due persone, non abbiamo parlato, siamo stati zitti. Cioè, ecco lì per me. Un autore fa bastonata. Sì. Assolutamente. Prima di sentire un'altra canzone, aspettavamo Jacopo Mantinori e Ileana D'Ambra. Ileana D'Ambra c'è. Eccola là, grande Ileana. Ciao Ileana, come stai? Prego, microfono, sgabello, fai come se fosse a casa tua. Butta per terra tutto, la giacca, sono quasi sdraiata sul tappeto. Grazie, aspetta, mi piacerebbe tantissimo. Ah sì? Sì, sono stanchissimo. Bene, allora grazie per essere venuta, che tra l'altro oggi abbiamo incontrato Jacopo Mantinori, state facendo una cosa assieme con lui, che continuerete sabato, e quindi volevamo sapere da te cos'è, che è Unita Under 35, giusto? Sì, non so, intanto grazie di averci lasciato questo spazio, perché insomma più ne parliamo, più... Esatto, più si raccoglie, no? Si raccoglie gente attorno. Abbiamo bisogno di giovani attori e giovani attrici. Ciao bellissima Valeria che ci aiuta. E allora noi ci... Voi li conoscete tutti di base, noi più o meno. Tutti. Allora, Giovanni Alfieri lo conosci? No. Vedi? No. Vedi, ogni è servito venire al coro perché adesso conosci. Piacere. Allora, sì, Unita, non so se insomma la maggior parte di voi avrete presente che cos'è, però è sostanzialmente un'associazione che ancora legalmente associazione vorrebbe diventare sindacato delle attrici e degli attori italiani, di prosa e di audiovisivo. Questa è, ci sottolineo a dirlo, insomma, perché dopo tutto quello che sta succedendo anche con il Teatro di Roma è importante dire che riuniamo tutti. E perché Under 35? Semplicemente io e Jacopo siamo stati i primi, possiamo dire, ad andare dalla presidente Vittoria Puccini e dire: Vittoria, cosa possiamo fare nel pratico, no? Perché ci siamo resi conto che magari l'accesso al lavoro che ha la loro generazione è molto diverso da quello che abbiamo noi. Noi siamo più portati a parlare a confrontarci con le piattaforme, magari la loro generazione un po' di meno. Insomma, ci sono tanti temi caldi che magari a noi stanno più a cuore, sì. A loro magari sfuggono. Voi siete più presenti anche sulle piattaforme con tante serie, esatto, diverse, tanti ruoli anche piccoli, medi, esatto, diversi. Esatto, ed è importante, diciamo, Unita già ha iniziato il suo percorso di dare dignità a questo lavoro, perché ancora ci ritroviamo... Ecco, no, perché già poi tu dici, ma te fai l'attrice, ma te fai l'attore, Jacopo, te fai l'attore, ma che qua fai l'attore, te lamenti pure, vedi? No, però fai la parte, però si dice, no? Fai le serie di attori. Cioè, nel 2024... Ma Edoardo fa l'attore, se lamenta pure. Cioè. Però nel 2024 siamo ancora costretti a sentirci dire... Considerati, no? Privilegiati, no? Esatto, e non, diciamo, le persone, un po' per ignoranza, un po' forse per... sinceramente non lo so, veramente. È un po' cinismo, no? Come di, vabbè, sì, insomma, tu già fai quella vita lì, fai l'attore, vai a lavorare, dai. Sì, però non diciamo c'è questo fantasma, no? Che in realtà c'è una punta dell'iceberg che è estremamente privilegiato, ma poi dietro c'è un esercito di artisti. La maggioranza, diciamo, è gente che fa il suo lavoro. Esatto, che magari riesce a vivere di questo lavoro, ma che necessita delle protezioni in più, perché ancora... Ci sono stati svariati governi, ma ancora non abbiamo le spalle coperte, e soprattutto non c'è dignità. Quindi noi ci vediamo sabato, semplicemente abbiamo fatto due incontri, io e Jacopo, che sono stati uno a dicembre e uno a gennaio, e l'ultimo al Cinema Troisi, semplicemente per iniziare a far conoscere Unita alla nostra, diciamo, sottocategoria, possiamo definirla così. Però sabato sarà un incontro. Diciamo sabato dalle 10:30 a Officina Pasolini, a Teatro Eduardo De Filippo, che tra l'altro è una realtà che ha bisogno di sostegno, quindi... stiamo provando a tenere aperta quello spazio che ha bisogno di sostegno. Quindi ci vediamo là e si parlerà. Abbiamo bisogno di idee e abbiamo bisogno di
veramente anche polemiche, capire cos'è che non va e cos'è che va. Cosa che serve, di diritti, poi. Cosa che serve. Può venire chiunque, qualsiasi attore, chiunque, c'è Under 35. Chiunque, Under 35, per adesso, diciamo, per iscriversi a Unita c'è bisogno di due, diciamo, di due giornate ex Empals, ma per adesso allarghiamo, perché ognuno di noi, secondo me, è veramente speciale e il contributo che può portare è unico. Quindi intanto allarghiamo, non ce ne frega niente, e più siamo meglio è. Esatto, poi per restringersi da sempre in tempo, no? Sì, come esatto, si dice in questo caso. Esatto. Allora, Elena, prima di mandarti via, però volevo sapere, visto che il tema di questa sera è San Valentino sì, San Valentino no, San Valentino X, qual è la tua commedia romantica preferita, se la hai? Ok, ma ti posso dire, anche se non so se è propriamente, forse sì, è una commedia in generale. Vai. Io Bridget Jones. Eh beh, sì, sì, sì. Bridget Jones sì. È una cosa che proprio, ma tutti? Uno, tutti, due, li so a memoria. Calcola, li so a memoria. La mia tradizione, ora ti svelo un piccolo segreto, ma non me ne frega niente. Il 25 dicembre io faccio la maratona di Bridget Jones, proprio il mio Natale è Bridget Jones. Perché mi ci sono sempre di vista, perché boh, perché mi sta super simpatica, e quindi questo è commedia romantica. Sì, sì, no, vale come risposta, anzi, grandissima. Ilena D'Ambra, sabato, allora ci vediamo a Cesarini mattina 10:30. Grazie mille. Va bene. Grazie. Ilena D'Ambra e Jacopo Montinori da fuori da qualche presente, parte. Presente. Esatto, sei in macchina con lo smart. Grazie mille, Ilena. Allora, adesso che ascoltiamo una canzone di Edoardo Cohen, direi. Ma no, se veniamo a tema cinema e commedia romantica, ti avevo parlato di questo pezzo di Johnny Flynn. Sì. Non credo che lo abbia scritto lui questo specificamente, ma è presente nella colonna sonora di questo film, si chiama Song One, con lui e Anne Hathaway come protagonisti. Tra l'altro Johnny Flynn, per chi non lo sa, non lo ricorda, era colui che faceva David Bowie in Stardust. Che non ha visto nessuno qua, penso. No, non è andato benissimo, con Johnny Flynn è un talento sia musica. Ecco, la prossima volta ci chiama Johnny Flynn alle show, vedi? Mamma mia. L'abbiamo intervistato però, Sì, l'ho vista, l'auditorio. Questa canzone si chiama Silver Song. Il film era? Song One. Ed è una commedia romantica. Molto carina, sì. Sì, che poi passata malissimo in Italia, ma non c'è tradotto, per esempio, io quando l'ho cercata l'ho vista illegalmente. No, adesso c'è. Però c'è su qualche piattaforma, sì, c'è. Come si chiama la canzone? Silver Song. Allora, Silver Song, Edoardo Cohen con la benedizione di Johnny Flynn. I awoke that day in the afternoon, and my bed was in a basket underneath the blue balloon. Then a storm of moans surrounded me, and my hair was standing on its end with electricity. And as I look down over my whole life, I was speeding through the forest on a motorbike. And I waved to you, but you couldn't see. I could hear a crowd of people calling after me. Wake up, little dreamer, it's time to rise. Open up your eyes. Open up your eyes. Open up your eyes. Holding out for a lifeline till I followed you to the depths of my own mind. I've been wandering, kind of scattershot, bumping into other people's lives without a second thought.
Sceneggiatura, ho già visto la scena, tu a Piazza del Popolo che suoni la chitarra, passa una turista americana, inizia la storia, poi lei non ti lascia il numero, a te ti spaccano la chitarra e poi però non riesco a visualizzare come continua. Però abbiamo una roba, magari un corto, a questo punto un corto. Però nel frattempo l'avevamo dato per smarrito, ma invece c'è Jacopo Olmo Antinori, l'avevamo detto sarà laggiù da qualche parte, ce l'hai fatta. Nonostante i tifosi di Lazio Bayern Monaco. No, non sono tanti tifosi, il traffico del di base, ero sull'Ardeatina non troppi minuti fa, arrivare fino a qua. Sei stato bravo. Hai visto? Intanto è venuta Ileana e ci ha raccontato tutto di sabato. Meno male, questa è la cosa più importante. Proprio dov'è Ileana? Ma è andata via, Ileana. È già andata via, ha fatto il fuggita. Va bene. Ci ha raccontato tutto, invece con te parliamo, visto che la domanda, il fil rouge, permettimi, è la commedia romantica. Qual è la tua commedia romantica preferita? La mia commedia romantica preferita è una cosa, lo dico diverso, è The Apartment. È la prima vera commedia romantica. L'appartamento. Billy Wilder, Shirley MacLaine, Jack Lemmon. Quella è la prima vera commedia romantica della storia, cioè in senso moderno del termine, no? Perché cioè, proprio... c'è la genitrice di tutto quello che è venuto dopo. Beh, sì, guardare L'Appartamento è come guardare, non so, Notting Hill, però il bianco e nero a New York all'inizio degli anni 60. Un film meraviglioso. Con Jack Lemmon con la racchetta che. Che è anche poi un po' un film di Natale. Mezzo, no? Cioè, tutte e due le cose insieme. Sì, c'è la scena famosa di Jack Lemmon che scola gli spaghetti con la racchetta. Assolutamente il mio preferito, anche perché ha un lato che rafforza la commedia, che è molto dark, perché comunque tutto, diciamo, la premessa del film di base, sì, è che lui lascia l'appartamento, no, che lei poi fare i cosiddetti spoiler, però insomma ha dei toni forti rispetto ad alcune cose magari un po' più moderne. È verissimo. Senti, Ileana ci ha raccontato questa cosa, quanto è importante però radunare anche, perché poi viviamo in un tempo piccolo, bisogna dire tempo del califano, sono autoglorificato questa cosa, viviamo in un tempo piccolo in cui ognuno è un'isola, e quindi quanto è importante riunirsi, anche banalmente, anche così, parlarsi, guardarsi in faccia. È importante vedersi di persona. Forse sempre di più, io ho questa sensazione. Non so se è possibile andare oltre di più, è sempre importante. No, non so, una volta prima diceva, beh sì, trovarsi, però anche nostro. Io stavo anche tranquillamente da solo. Dopo il Covid, con il Covid comunque è successo qualcosa, per cui sì, no, ho realizzato che in realtà l'alchimia, le cose che succedono quando ci sono delle persone riunite, è un'energia che poi ti torna addosso. Questo è vero, penso l'abbiamo sperimentato tutti, no? Almeno l'impressione che ho avuto io è che prima del Covid eravamo tutti un po' caduti in qualche modo in una bolla, poi abbiamo avuto la foga post-lockdown di assolutamente vederci. Interessante invece adesso questo periodo qui, che poi è un po' esaurita questa cosa, sì. Però ad esempio i cinema li vedo più pieni, non so se perché sono ridotte il numero delle sale, però sono più pieni.
c'è più un pochino di più, sento questo bisogno di esperienza. C'è più la voglia, esatto, di esperienza unica, forse perché ne abbiamo preso abbastanza di... Però è sempre importante, anche stasera è bello vedersi. Ma infatti dico che qui, cioè banalmente, uno suona, un altro parla, Edoardo Cohen pure suona, voi li conoscevate? Sì, vabbè, a parte dai vecchi... Io sono stato un allievo della mamma, penso. Certo, Francesco, salutiamo, grandissimo. Quei quattro quinti degli attori a Roma, purtroppo. No, comunque, se posso aggiungere una cosa di cui si è parlato a Unita, uno dei due incontri, che noi siamo stati quasi formati per competere, no? Cioè, per entriamo subito in un mondo che è fatto di competizione. Tra di voi, poi, soprattutto, sì, no? Cioè. Invidie, gelosie, è difficile. Invece, se ribaltassimo quest'ottica qui e provassimo invece a collaborare, a, non lo so, fare un qualcosa appunto che unisca gli individui singoli. Sono d'accordo, io quello che penso, andando un attimo oltre, è... Oh, ciao Anna! Ciao, come stai? è che... È vero che noi veniamo formati per competere entro certi limiti dobbiamo competere, no? Cioè, certo, è anche c'è la sana competizione e c'è poi la competizione marcia di cui si parlava. Esatto. Il punto però è che la competizione diventa sana quando è all'interno di un corpo unitario. Certo. Cioè se è selvaggia. Regole anche, sì, esatto. Se è selvaggia è malsana. Se però c'è qualcuno o c'è qualcosa che fa da garante di quella competizione verso l'esterno, allora è sana. Allora è positiva, secondo me, perché è innegabile che ci sia ed è anche giusto che ci sia, no? Cioè dire, io voglio vincere quel provino, però lo voglio vincere sapendo che vado, per esempio, a competere in un modo equo, no? Che tutti competiamo nello stesso modo. È questo, secondo me, deve servire. Esatto, quello è già più complicato. L'associazione, no? A creare un fronte compatto dove poi all'interno è naturale e normale che ci sia anche un elemento competitivo, ma positivo, cioè che abbia un valore, che crei valore per le persone che sono all'interno. Una condizione sana e non... Però è molto bello che in quei momenti si crea quasi una rete, no? Cioè stavamo tutti insieme in quel, non lo so, la prima volta allo Zalig, poi al Cinema Troisi. C'era il triplo della gente, c'era turisti. Io non mi sono mai sentito, magari come ci si sente a disagio, non so, a queste feste che si possono fare, incontri di un certo tipo. Così. Esatto, non sai la festa dove ti incontri, che stai facendo? Esatto, stai lavorando? Le cose. E invece, tutti sto lavorando fronte con... comune, c'era cioè un obiettivo comune, era molto bello. Le persone si sono anche aperte pubblicamente, poi hanno staccato la diretta per appunto parlare di esperienze, condividere, però è stato molto molto bello, molto sano, insomma. Mi fa molto felice dici questa cosa, no, perché no. Io e Leana, insomma, ci siamo sforzati di provare a crearla questa cosa e vedere che comunque un po' di vita ce l'ha e che prosegue è bello, cioè è gratificante perché crea valore per gli altri, no? Altrimenti sì, vabbè, noi ci possiamo sentire fighi che la gente viene all'incontro, ma non è tempo che trova questo. Esatto, se poi la roba è sterile non serve a nessuno. Allora, Jacopo il Mantinori, grazie per essere venuto. Grazie. Ti lasciamo al tuo San Valentino, che è giusto che tu abbia un San Valentino, e ci vediamo presto in giro. Ci vediamo prestissimo. E un altro applauso a Jacopo e Leandro. Grazie a voi. Grazie a voi. Salve Leandro, grazie. Buona serata. Ministero delle Ileana scomparsa, grazie mille Jacopo Mantinori. Andiamo, eccola Ileana, vedi, ecco, l'abbiamo chiamata. Ciao Ileana, ti salutava Jacopo semplicemente. Allora, io direi di andare verso la chiusura con la Califano Band, che c'ha una... Prego, potete salire, ma anche tu Jacopo, tutti, dai. Ma sì, dai, dai, ce l'è. Esatto. Così chiudiamo il viaggio. Il viaggio di Califano si chiude ufficialmente qui, va bene? Va bene? In attesa degli spin-off degli spin-off. Esatto. Allora, cosa cantate? Sui ricchi e poveri. Cantiamo una canzone che si chiama, una canzone d'amore, possiamo dirlo, che si chiama Il cielo in una stanza. Che è quasi la canzone d'amore. La canzone d'amore. Io vi lascio il microfono dei coristi. Yes. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi
abbandonati come se non ci fosse più niente più, niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sull'immensità del cielo, per te, per me, nel cielo. Questi coristi però erano timidi. Allora, grazie mille, chiudiamo così, benissimo, ma no, grazie a voi, avrete notizie presto perché stiamo allestendo qualcosa per, forse per gli Oscar, Francesco sta da qualche parte, vediamo. Nel senso che ce li danno. Esatto, sì, faccia sì, tipo una cosa del genere, invece che Emma Stone. Ma tutti, così. Esatto, poi il proposito sarà quello di far entrare in studio qualcuno, bellissimo, Edoardo, sì. Tiziano, qualcuno, certo. Va bene? Allora, grazie mille per essere stati con noi e alla prossima. Giovanni Alfieri, Francesco Borrasco, Luciano, Jacopo, tutti. Grazie mille, Andrea Morandi che è passato qui per caso. Grazie mille.